Buongiorno, benvenuti a Smart Italia fase 2, le lezioni per il futuro. Stiamo cercando di capire con i nostri capi progetto cosa abbiamo appreso in questo periodo emergenziale in cui abbiamo adottato soluzioni temporanee, alcune volte, altre non escluso che ci servano di lezione e che possiamo portarcele anche per il prosieguo delle nostre attività. Oggi con noi la nostra collega Maria Rosaria Russo, responsabile di ben due progetti presso il Formez. Maria Rosaria, buongiorno. Ciao Claudia, buongiorno. Buongiorno Ora a intanto tutti. sei nella stanza dei bambini perché Sì. vediamo delle mensole trovate. Sì, accendo anche la luce così mi vedete meglio. Allora, qui in pieno smart working, dici un attimo quali sono le soluzioni adottate per far fronte a questa emergenza e poi cerchiamo di capire cosa di buono possiamo trarre da questo periodo e quale insegnamento possiamo portarci avanti per il prosieguo delle nostre attività. Prego. Beh, sicuramente inizialmente è stato abbastanza faticoso perché dovendo conciliare il lavoro e la famiglia all'interno proprio di una casa, benché abbia una casa abbastanza grande, è stato complicato. Devo dire che già a partire da ieri mi sento molto meglio, forse ho iniziato ad abituarmi. E è evidente che le attività sono state abbastanza modificate. Io appunto lavoro su un progetto con collaboratrici a stretto, diciamo, gomito al Formez, e sono le collaboratrici del desk di Perla PA, che è il servizio che il Formez gestisce per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica, e lì riorganizzare tutte le attività a distanza ha comunque richiesto un momento di adattamento. Adattamento che è stato anche, diciamo, interrotto dal fatto che poi i loro contratti sono scaduti, e quindi anche con gli altri uffici del Formez abbiamo dovuto trovare soluzioni tecnologiche anche per risolvere quell'altra questione più burocratico-amministrativa. Devo dire, ormai a 21 giorni di distanza da quel dì che siamo riusciti brillantemente a superare il tutto, e quindi oggi loro sono nuovamente operative e lavorano quindi alle richieste che arrivano appunto sulla mail del governo, appunto in affiancamento alle pubbliche amministrazioni, che ancora gestiscono tutti quelli che sono i dati relativi alla trasparenza, quindi l'anagrafe delle prestazioni, GEDAP, GEPAS, la legge 104. Quindi c'è questo affiancamento del Formez che prosegue, e che prosegue anche a distanza con Napoli. Noi abbiamo anche un collega a Napoli che verrà presto messo anche in collegamento telefonico, quindi anche i nostri sistemi informativi stanno lavorando per connetterlo anche al sistema telefonico del Formez, e quindi magari da qualche tempo riusciremo anche ad avere un help desk telefonico da casa, il che sarebbe veramente un successo. Bene, quindi diciamo che tu hai affrontato una sfida nella sfida, una PA, anche il Formez in qualche modo lo è, che deve semplificare le proprie procedure, che comunque lavora delle proprie procedure, prima azione delle pratiche che non solo come Formez, ma un po' tutte le PA dovranno adottare, lo abbiamo imparato in questo periodo, che dici? Sì, noi abbiamo, diciamo, imparato tante cose. Innanzitutto che bisogna comunque continuare a fare squadra. Quindi anche a distanza l'importante è continuare a fare squadra. Quindi è vero che ognuno sta dietro il proprio computer da solo, però è anche vero che il lavoro non va avanti se non si fa squadra. Quindi è importante, è vero che si è diffuso un certo riunionismo, devo dire. Quindi siamo spesso in riunione, e anche via piattaforme che anche il Formez, diciamo, di cui era già dotato, le stiamo utilizzando per riunioni. Io stessa ogni giorno ho un piccolo briefing con le ragazze di Perla PA. Utilizziamo diversi strumenti per fare il punto della situazione, però la cooperazione è, diciamo, il fulcro di tutto. Poi sicuramente avere un lavoro per obiettivi.
cioè questa esperienza ci ha sicuramente dimostrato che quando gli obiettivi sono certi si va diritto al punto e si possono raggiungere. Quindi la pubblica amministrazione che vuole raggiungere gli obiettivi, il Formez che vuole raggiungere gli obiettivi, fa una bella to-do list e raggiunge gli obiettivi in giornata, in settimana, nel mese e così riusciamo ad andare avanti dimostrando che come squadra possiamo effettivamente raggiungere dei risultati anche tangibili. Benissimo, quindi lavorare per obiettivi e fare squadra, cooperare, collaborare attraverso delle riunioni che secondo me in questo momento, essendo virtuali, sono anche più efficaci, c'è meno perdita di tempo rispetto a quelle in presenza. Sì, sicuramente il tutto viene concentrato, tant'è che diciamo la lamentela maggiore è che si lavora di più da casa. Si lavora di più perché effettivamente c'è più concentrazione in alcuni momenti. Devo dire, anche arrivare al livello di concentrazione è stato un percorso, perché inizialmente i primi giorni dove bisognava organizzare il lavoro proprio, il lavoro dei bambini, il lavoro diciamo della famiglia era più complicato. Già oggi, appunto, a quasi un mese di distanza, effettivamente riusciamo a gestire meglio anche il tempo lavoro, il tempo famiglia e quindi sicuramente a dare maggiore tangibilità ai risultati che vogliamo raggiungere. Quindi sì, sicuramente è stato un percorso che ci troveremo anche come esperienza per il futuro. Perché per il futuro non, sicuramente è un'esperienza che non possiamo accantonare. Quindi abbiamo dimostrato di poter riuscire anche in queste situazioni critiche, quindi anche con propri strumenti. Quindi, per esempio, molti dei collaboratori con i quali lavoro hanno utilizzato gli strumenti propri, il proprio computer, la propria rete, c'è chi invece ha acquistato pennette per potersi connettere e poter lavorare comunque. Quindi sicuramente questo è stato un momento emergenziale dove ognuno comunque ci ha messo anche del proprio, anche come strumentazione. Io stessa a casa ho la mia rete, non voglio fare diciamo promozione, però c'avevo fortunatamente una rete abbastanza performante, però effettivamente anche il nodo delle infrastrutture informatiche, delle infrastrutture informatiche è stato un nodo che poi piano piano siamo riusciti anche ad affrontare e a risolvere, quindi è un punto da tener conto. Benissimo, grazie Maria Rosaria. Ognuno si esce da un'emergenza se ognuno di noi ci mette il massimo. Questo penso che sia una bellissima lezione che ci porteremo anche quando le cose torneranno modificate, però diciamo più normali rispetto ad ora. Grazie Maria Rosaria, un caro saluto, l'augurio e grazie di vederci nella prossima puntata. Arrivederci. Grazie.